Welcome home, anzi, benvenuti nel mio bagno. Ci siete già stati altre volte, non è la prima volta, però questo è un video super super speciale che io aspetto da tantissimo tempo, non tanto perché per farlo, ma per quello che accadrà, perché questo è il video makeover di questo bagno, del mio bagno. Questo è il bagno grande, principale, quello alla zona notte. Adesso ve lo faccio vedere, ve lo descrivo un po', in verità lo conoscete se avete visto gli altri video. Allora, la cosa speciale è che sarà un makeover vero, totale, nel senso non cambieremo le piastrelle perché la casa è nuova, appena ristrutturata da qualche anno, però andremo a ripitturare, a prendere il mobile di questa zona. Poi vi faccio vedere bene, vi spiego bene, vi prendo in mano e vi faccio il tour, perché andremo a montare, o meglio, arriverà una squadra che pitturerà, una squadra di operai che pitturerà, toglie questi lavandini, monta un mobile molto bello, grande, con i suoi specchi, faretti, portasalviette, poi ve lo descrivo meglio. Andremo a togliere, adesso non so se lo vedete da questa inquadratura, ma poi ve lo faccio vedere, andremo a togliere un mobiletto. Ok, allora il bagno oggi è neanche nella sua vera condizione, ma credo nella sua condizione più pessima. Si dice più pessima, non lo so, perché è proprio un pochino disordinato e anche da pulire, però volevo farvi vedere. Questa settimana l'ho proprio un po' trascurato perché ho detto tanto oggi è sabato, ho detto sabato non lavoro, ci metterò le mani intensamente, quindi ho detto vabbè, non sto a... Quindi è proprio un pochino disordinato, anche perché vedrete che cosa succedeva non avendo il mobile, questo, ma questo poi ci sono dentro anche già le salviette, insomma, su questo muretto si andavano a accumulare cose, cosa che io poi non vorrei più per il futuro. Comunque adesso dai, iniziamo. Quindi l'obiettivo di oggi è quello di svuotarlo. Oggi è sabato, gli operai arriveranno martedì. Quindi il bagno fino a martedì lo utilizzeremo, però sarà svuotato, lo utilizzeremo un po' come in vacanza, cioè col minimo indispensabile. Ho preparato lì un beauty per il minimo indispensabile che poi porteremo nel bagno giù sotto, perché per fortuna abbiamo anche un altro bagno al piano terra che comunque è completo, non è un bagno di servizio piccolino, è un bagno normalissimo con, avete visto anche quello nei video passati, quindi col suo mobile, con la doccia, quel mobile giù veniva anche dalla casa vecchia, ce l'avevo già, con la doccia, quindi insomma sarà scomodo perché ci sono le scale, ma non sarà un grande sacrificio. Quindi di solito anche qua è dove ci laviamo i denti, anche la mattina tornano su a lavarsi i denti, adesso per un po' faremo giù. Bene, dai, vi prendo in mano e facciamo un tour così vi spiego tutto quello che dobbiamo fare. Allora, questo sarà un video lungo, quindi prendetevi un caffè, una tisana, uno spuntino. Deciderò poi se sarà un video in due tempi, quindi parte 1 e parte 2, quindi un video in due video, oppure se farò un super mega video lungo. Non credo, perché secondo me è meglio fare due video. Però boh, fatemi sapere voi cosa preferite. Preferite un super mega video lungo che abbia un senso, ma anche perché lo registrerò in più tempi, voglio proprio farvi vedere tutte le fasi dei lavori degli operai in quei giorni lì. Adesso io non ho idea di quanti giorni ci impiegheranno, anche perché devono pitturare anche lo studio di mio marito, quindi non lo so. Però ecco, non con loro dentro, però magari quando vanno via a fine lavori la sera vi aggiornerò, ecco, quindi verrete con me. Vediamo, fatemi sapere se preferite un video gigante, lungo, iperlungo, oppure che ve lo presento in due fasi, magari questa prima parte, poi la parte dei lavori e il finale. Io sono super contenta perché avrò un mobile bellissimo, ma adesso vi faccio vedere. Allora, entriamo insieme nel bagno. Vi ho detto, è un video vero verissimo, per come ho usato tutti i giorni, anzi, forse anche peggio. Quindi, iniziamo dalla zona proprio che verrà più rivoluzionata, che è questa parete qua. Qua c'è la porta d'ingresso, per dirvi, no? D'ingresso del bagno. Allora, questo bagno, prima della ristrutturazione, dovete capire che era una cucina. Adesso non mi ricordo la metratura, secondo me è 11 metri quadri, quindi è veramente un bagno molto grande. Infatti, quando l'abbiamo ristrutturato, il nostro progetto è stato il lavandino doppio e avere sia doccia che vasca. La vasca purtroppo la stiamo usando poco, però la usavano di più quando erano più piccoli i miei figli. Io in passato la usavo tanto, adesso per una questione di tempo, ma anche devo dirvi,
ecologica, sostenibile, cioè quando devo riempire questa vasca qua mi piange un po' il cuore, perché adesso non so se vi rendete conto, mi sposto, però insomma una bella vascona, poi vi spiego, ecco il cavalletto di prima, la camera mia figlia, questo qua poi, vabbè vi spiego perché ho già iniziato comunque a fare due cosine. Allora niente, ero di qua, mi sto già perdendo, scusate, non voglio farvi venire mal di mare. Allora, i due lavandini verranno tolti perché erano quelli comunque provvisori, verrà tolto anche quella colonna lì che era provvisoria, la colonna andrà, la pulirò tutta ovviamente, andrà in un angolo dietro l'armadio in camera di mio figlio perché servirà per i Lego, perché veramente abbiamo un problema con i Lego in questo momento. E anche poi se li teniamo a vista andranno, cioè poi la polvere dei Lego, chi è Lego, mamma mia, in quei tondini, cioè non la togli più, e se la togli tutte le volte rischio di smontare pezzi, mio figlio se la prende e così. Quindi via quella colonna, andrà di là in camera di mio figlio per il Lego, e qua verrà un bellissimo mobile sospeso ma grande, per cui verrà un mobile unito, saranno, o meglio, due moduli da 85, quindi verrà un mobile da 170 con quattro cassettoni, un top. Il mobile sarà in legno, un legno, poi lo vedrete, insomma, di media scurezza, il top scuro in gres porcellanato e sopra le due vasche bianche in appoggio. Lavandini, purtroppo la rubinetteria non è questa, però l'abbiamo scelta ancora, diciamo, cromata, argento, perché acciaio, argento, perché ci piaceva nera, ci piaceva bronzo, ma poi avremmo dovuto cambiare anche la rubinetteria dei sanitari e non avevamo voglia sinceramente di fare questa spesa. E quindi vabbè, questo è. Allora, finalmente non avremo tutte le cose così in appoggio. Devo dire che questo lavandino è stato anche comodo, perché essendo strutturato così potevamo appoggiare delle cose, però guarda, abbiamo voglia. La voglia più grande sarà lo specchio. Lo specchio sarà rettangolare, lungo tutto, ma perché mi va... Oh, tieni a fuoco per favore. Lungo tutto il mobile, grande, secondo me allargherà anche la stanza, con i due faretti, gli asciugamani, questa piantana verrà assolutamente tolta, magari messa giù. Ecco, non butto, al massimo regalo, oppure anche i lavandini adesso li terremo perché magari o servono a qualche amico che sta ristrutturando, o li vendiamo, insomma, perché comunque sono nuovi, sono in ottime condizioni. Ok, quindi qua super mobile con specchio, questo verrà tolto. Poi tutta questa zona, la doccia rimane. Ecco, noi abbiamo scelto di mettere questo gres porcellanato per tutto il bagno e anche dentro la doccia. Adesso l'ho appena fatta io la doccia, quindi c'è ancora il vetro bagnato, perché ci piaceva un po' effetto Nord Europa, un po' effetto sauna, e devo dire che sono contenta. Questo murettino che si è venuto a creare quando abbiamo ristrutturato era perché, essendo una cucina, non c'erano gli attacchi dei sanitari. Per mettere i sanitari sospesi hanno dovuto fare questo rinforzo, appunto, per poi gli agganci, che devo dire è risultato molto comodo da una parte, però un'arma a doppio taglio, perché effettivamente uno appoggia, appoggia, appoggia e poi succede questa cosa qui. Quindi qui vorrei magari appoggiare qualcosa, ma più, allora, pratico ma anche estetico. Quindi questo è un quadrettino bellissimo che ha fatto mia figlia all'asilo, alla scuola materna, 1000 anni fa, perché adesso ho 14 anni, con i bottoni, i tappi delle bottiglie. A me piace un sacco, adesso decideremo se resta lì in appoggio o lo appenderemo da qualche parte. Uno dice, metti il quadretto di tua figlia sopra il water. Sì, ma no, nel senso che alla fine è finito lì e non si è più mosso. Ecco, anche la vasca è un rischio per gli appoggi, adesso in verità non è che è mai così. Questi erano dei giochini, un cestino con dei giochini di mio figlio di quando faceva il bagno. In verità adesso sono lì da una vita, non sta facendo il bagno, poi è diventato più grande, non usa più le palline, questo lo usava per i travasi, però è rimasto lì. Questi sono dei prodottini che ho messo lì perché ve ne voglio parlare nei video, li ho provati, ve ne ho parlato anche nello scorso, quindi la crema capelli, le creme Conad, le ricariche dello spazzolino, quindi li metto lì perché dico nel prossimo video ne parlo, e poi sono lì da, secondo me, più di un mese.
Questo è il beauty che sto, che adesso faremo insieme, che è quello che ci servirà in questi giorni di lavori da tenere al volo o portare giù. E qua ho iniziato già un pochino a svuotare quel mobile lì e a metterci dentro un po', c'erano tutte le scorte, no? Vedete, i dentifrici, le creme solari, e quindi insomma così. Questo l'ho messo qui perché intanto che riordino, no? Intanto che sposto le cose, poi il decluttering ho deciso che lo faremo, lo faremo quando metterò ordine nel nuovo mobile. Quindi adesso sto solo, a meno che una cosa non sia evidentemente scaduta o finita, allora la elimino, però insomma il decluttering, la selezione dei prodotti lo faremo quando andremo a sistemare, riorganizzare il nuovo mobile. Però questo l'ho tenuto qua, questo è un cestino vecchissimo, infatti si vede un po' ingiallito, di un kit di quando è nata mia figlia, c'è dentro... Boh, non mi ricordo neanche se era della Chicco o di altro, però una salviettina, l'amido di riso, era proprio un kit per baby. E poi vabbè, l'avevo nei suoi cassetti, c'erano dentro delle cinturine. Adesso l'ho rispolverato perché voglio fare una sorpresa a mia figlia. Mia figlia si sta appassionando di make-up e si sta impassionando, Dio, si sta incuriosendo del mondo del make-up e della skincare. E si sta un po' così, è incuriosita anche dei calendari dell'avvento, che però insomma costano un botto e vabbè, non lo so. Quindi siccome quello che ha in mente lei della skincare, in verità qualcosa in casa già abbiamo, le voglio preparare il suo kit per iniziare a fare le prime prove, quindi lo andremo a fare insieme. Non so, ho lo scrub viso, la crema per i punti neri, i patch per i punti neri, questo qua, adesso lo faccio vedere, ecco, ho guardato il tappo che mi aveva regalato una mia amica per la detersione del viso, lo struccante. Insomma, voglio fare una sorpresina e andrò a creare il suo mini kit iniziale per la skin care. Lo farò però nel dettaglio, magari ne parliamo in un prossimo video, così ve lo racconto meglio. Allora, ero indecisa anche se riutilizzare questo cestino che mi piaceva un po' di più. Anche questo è veramente una vita, non mi ricordo se è Ikea o di qualcos'altro, forse è Ikea. Però siccome ci sono dei prodottini che sono un po' piccolini, avevo paura che andassero nel fondo e poi mia figlia non li vedeva più. Invece questi qua è tutto più visibile, però poi decideremo, magari si può anche comprare qualcosa di nuovo. Quindi, mamma mia, ho già parlato un sacco, credo che farò due video, adesso vediamo. Però, allora, questa è la situazione, rifaccio un passo indietro. Questa è la situazione iniziale, adesso mi terrò anche lì sopra il mobile, ci sono cose. Questo, se avete visto gli ultimi video, la carta igienica, così. Ecco, poi qua dietro rimarrà il termoarredo, più a vista, con gli accappatoi, che poi adesso quando ci sono gli operai toglierò. E qua è rimasto lo spazzolino elettrico, ma in verità noi utilizziamo questi qua. Insomma, adesso l'obiettivo è arrivare a utilizzare solo questi che avete visto nei video. Ho ancora qualcosa di plastica perché sono scorte vecchie. Questo me l'hanno regalato, mi sembra, d'acqua sapone o da Ticotà, facendo scorta Elmex, e quindi le avevamo portate in vacanza, adesso li stiamo finendo, anche se poi l'obiettivo è non utilizzare più gli spazzolini in plastica e neanche in vacanza. Però vabbè, se te li regalano così. E va bene, quello è lo straccio, la salvietta che utilizziamo fuori dalla doccia. Questo è un pezzo che abbiamo preso da Amazon, che andiamo a sostituire la guaina sotto della, vedete anche la doccia qua da pulire assolutamente, la guaina della doccia, però lo faremo dopo i lavori questo, perché adesso vado solo a toglierla e a pulire bene. Le tende le avevamo lavate da pochissimo, l'avete visto in qualche video, e quindi dai, basta adesso parlare e iniziamo. Allora, questa busta è pulita e andiamo a mettere qua, per ora avevo anche le salviette. Allora, spero che con questo microfono, adesso non vi descriverò ogni passaggio, però speriamo che questo microfono non vi dia fastidio. Iniziamo.
Ecco, questo non dipende di scrivere ogni passaggio, ma sto parlando. Questo ad esempio è un esfoliante che iniziamo già a mettere nel kit per mia figlia, però poi quello ve lo presenterò in un altro video, eh? Se vi interessa iscrivetevi al canale che ne parleremo prestissimo. Quindi, mamma mia, da dove si inizia? C'è un sacco di roba. Mi sembra sempre di avere poche cose, di declatterare un sacco, ma alla fine... Adesso metto un po' così, poi quando andiamo a rifare magari rilavo tutto, stiro no perché io le salviette non le stiro, però magari queste sono asciugate all'esterno e si sono un po' indurite quest'estate, no? Quando faceva molto caldo, poi magari le metteremo nell'asciugatrice nei prossimi lavaggi così restano più morbide. Questo non mi ricordo se ve l'avevo fatto vedere, l'avevo preso da Pepco Teddy. Teddy ve l'ho detto che è bruciato, Teddy non ce l'ho più, caspita, qua vicino, è andato a fuoco. È carino perché lo uso per le lavette, per le salviette insomma del bidet, quindi si sfila, fa un po' da cassettino. E quindi questo possiamo anche tenerlo così. Queste erano le lavette che ho preso anche per andare in vacanza. Per quando si va, che abbiamo i nostri giorni. Adesso stiamo accumulando tutto in camera da letto e poi vabbè, dai, qualche giorno di discomfort e poi tornerà tutto a posto, anche meglio di prima. Ecco, per farvi capire, questo era lo specchio dove prima io e mia figlia ci dovevamo truccare, era uno specchio anche in camera, anche in camera, ma i prodotti sono qui. E adesso avremo il nostro super mega specchio illuminato, fantastico. Scoprirò che sbagliavo a truccarmi, no, scherzo. Allora, vediamo, mamma mia, quante... Anche queste cose che magari uso poi mi dimentico, questo olio di jojoba, le metterò nel beauty da tutti i giorni così mi obbligo a utilizzarle. Anche questa crema giorno nutriente della Sien, secondo me avevo smesso d'estate perché era un po' pesante, quindi adesso ricomincio, no? Di questa ve ne voglio parlare, ve ne parlerò in un prossimo video, magari quando faccio vedere quella della skincare di mia figlia, anche se questa è mia. Ogni tanto mi salta fuori qualche pennello, così, dal nulla, andiamo a metterlo nella secchiella dei pennelli. Questa è la crema pessima che della Be Heart, Elemental, nel video ho sbagliato che ho detto Essential. Questa suonano da fuori. Questa crema è ottima dal punto di vista della texture e di quello che ti lascia, ma veramente ha un pessimo, pessimo odore. Sembra quasi andata male, cioè è proprio mamma mia, non si può sentire. Ho provato a mettere dentro anche un olio essenziale. Ma no, si sente l'olio essenziale, ma si sente tantissimo ancora la puzza sotto. Peccato perché è valida. Adesso proverò, come avevo già accennato, a usarla per i piedi. Quindi questa vado proprio a metterla subito sul comodino, perché di solito la crema per i piedi la metto lì. Anzi, no, la lascerò nel beauty perché di solito la crema per i piedi, poi vabbè, i piedi sono puliti la sera. E poi me la metto nel letto e sto nel letto. Questa dovrò assolutamente lavarmi le mani, quindi no, in verità la tengo in quel beauty lì che stiamo usando come cose proprio da utilizzare, da finire. Anche questi li metto lì, allora in verità sono quasi finiti. Se andate a cercare sul canale c'è il video dedicato, sono la combo che mi aveva mandato i Mim. La sto centellinando perché in verità mi piace un sacco, il siero e la crema contorno occhi, sono finiti però mi spiace, vabbè, li finirò e li butterò, dai. Però questi validi, andate a vedere il video perché faccio la recensione, mi hanno davvero soddisfatto.
questo smaltino va nel bagno giù, questo però lo mettiamo da parte, è valida, crema alla banana della Fruit Kitties, però adesso la mettiamo da parte, smaltino va giù. Eccoci qua, allora sono passate un paio d'orette perché ho tutto tolto, riordinato. Allora vedete qua ho un po' liberato, poi all'ultimo quel giorno di martedì toglierò le cose, però qua questo l'ho portato giù, dovevo portarlo a lavare, c'erano le saponette. Lascerò questo perché se gli operai, a parte che non si devono lavare le mani perché la prima cosa che faranno è togliere i lavandini, quindi ma forse lo toglierò anche questo. Questo, vabbè, anche questo poi martedì mattina lo portiamo giù, anche questo sparirà, insomma queste sono le cose che fino a martedì ci servono. Ho dato anche una bella pulita alla doccia, adesso lì ho rimesso un attimo appoggiato così i prodotti che serviranno, ho pulito anche tutto quel coso lì, sono in lavanderia, diciamo tutto quello che tiene i capelli e lavanderia. Qua la carta igienica la lascio, qua sono rimaste solo le spazzole, questo deve asciugarsi, poi lo metto via, questi servono, insomma, ecco, e questo è quello al volo, le cose che servono, e poi le portiamo nel bagno di sotto. Questo era nell'armadietto e poi lo rimetterà, si sta asciugando, l'ho lavato, si ritornerà nell'armadietto, che serve anche insomma per il Lego, come vi ho detto prima. Comunque ecco, fa un po' impressione senza colonna, però è tutto libero e pronto per essere ripitturato e niente, e poi ho rimesso e montato il mobile, quindi gli faccio l'ultima panoramica perché poi ci lasceremo. Adesso vabbè, oggi pomeriggio laverò il pavimento, ma a voi non interessa. Eccoci. Allora, io non so se sarà un video unico, devo ancora deciderlo, lo registrerò, è bello il dietro con lo sciacquone, diciamo così. Quindi quando monterò questa parte di video deciderò se la parte successiva, quindi del montaggio mobile e lavori, sarà in questo video, farò parte 1, parte 2 e poi magari ci sarà anche una parte 3 dove andiamo a riorganizzarlo, vediamo, dipende un pochino da quanto ho parlato, secondo me ho parlato un po', quindi deciderò piano piano. E quindi per ora vi saluto e chissà se voi avrete un altro pezzo di video subito o dovrete aspettare qualche giorno. Tanto vi saluto, grazie per essere stati insieme, ci vediamo, boh, ciao!